Bike Show TV, adesso è talk show. Dagli anni 50 questo marchio ha creduto nel mondo delle competizioni. Siamo con Manuel Zanaga, qui presentazione del team Torpado su Tirol, due team veramente di altissimo livello, abbiamo visto anche dei grandi corridori, grandi nomi e anche dei giovani veramente forti. Sì. Due team quest'anno, un team che gareggerà nei campi marathon, un team che gareggerà invece nei campi cross country, tantissimi nomi importanti, nomi che hanno fatto la storia e che sono sicuro che la faranno anche da qui in avanti. Qui è tutto pronto, adesso speriamo di divertirci, anzi sono sicuro che ci divertiremo un po' tutti. Un marchio storico, un grande impegno da parte della tua famiglia e però c'è la grande passione da mountain bike. Sì, sì, una grande passione e penso che questo sia il segreto più grande per arrivare alla vittoria, in tutti i sensi. La cosa che mi piace di più è che sia gli atleti che i nostri dipendenti, che tutti coloro che collaborano con noi ci reputano una famiglia, abbiamo costruito un bel gruppo, un gruppo che ci dà spirito, forza e energia per portare avanti i nostri progetti, sempre più ambiziosi, però ripeto, essendo un bel gruppo affiatato, gli obiettivi arrivano anche da soli. Hai uno staff da chi sviluppa i mezzi come Iaderzoli, Amaro Bettini, quindi hai veramente uno staff di alto livello. Sì, sì, li abbiamo ricercati per anni e fortunatamente ad oggi devo dire che nei diversi ambiti abbiamo delle persone davvero, davvero importanti, delle persone che ci mettono la passione, come abbiamo detto prima, è la cosa più fondamentale, ma persone che sanno di quello che stiamo parlando perché sono nati in questo sport ed è la loro vita in tutti i sensi. Qual è la scommessa secondo te più azzardata? Il giovane giovane o il diversamente giovane? Ma io sono abbastanza sereno e tranquillo, parliamo di professionisti veri, professionisti che hanno fatto la storia appunto, e quindi non c'è da... penso che ognuno con i suoi obiettivi siano tutti davvero raggiungibili e realizzabili. Parliamo di Luca, parliamo di un professionista a 360 gradi che non ha bisogno di presentazioni e che sappiamo benissimo che se si rimette in gioco si rimette per far bella figura e non abbiamo nessun tipo di timore su questo. Voglio alla famiglia Zanaga, ma quando parliamo di Torpado spunta sempre la figura di Sandro Azzarin. Sandro, allora due parole su quella che sarà questa stagione. La stagione grazie va naturalmente a Emanuele Zanaga, che è il primo tifoso delle squadre e alla filosofia. La filosofia che è la filosofia che deriva dal fondatore del gruppo esperto. Gerhard Kerschbaumer, siamo qui a presentazione del team. Nuova stagione, nuovi stimoli, Gerhard. Sì, quest'anno è tutto nuovo per me. Sì, mi piace tanto e vediamo come va. Dopo anni in bianchi hai fatto già una grande carriera, però quali sono gli stimoli adesso, i nuovi stimoli da affrontare? Sì, quest'anno voglio essere, sì, ogni anno voglio vincere, no? Però ho vinto i mondiali junior, ho vinto i mondiali under, adesso manco un titolo, i mondiali elite. Più presto è, più meglio è, però sì, voglio essere tranquillo e il resto arriva. E se non arriva non succede niente, però provo o voglio puntare sui mondiali. La tua stagione inizia tra poco? Sì, fra due settimane a Verona c'è la prima gara internazionale Italia. Sì, dopo inizia tutto.
qual è la tua condizione di forma? Parti tranquillo perché i mondiali comunque sono avanti o già sei pronto? Non sono pronto perché in questo inverno non ho toccato la bicicletta, ho fatto tanto sci alpinismo, per quello fra 2 settimane che vado un po' in bici. Per quello all'inizio non sono sicuro fortissimo, però la prima Coppa del Mondo è a maggio e lì voglio essere pronto. Disegnato, appennellato la discesa del Poggio, ha permesso a Paolo Bettini di vincere. Secondo Mirko Celestino, lui ha alzato le braccia in segno di vittoria. Luca Paolini. Gabriele Bosisio, Gabriele, dalla strada al fuoristrada. Ci si diverte sempre, l'importante è fare bicicletta, qual è lo spirito? Sì, è soprattutto questo che hai descritto tu adesso. Io ho un grande legame col marchio Torpado, per cui è un grande amico che è Sandro Lazzarini, lui ci tiene molto che io faccia parte del suo gruppo, quindi sappiamo benissimo che il mio impegno non può essere al 100% come era una volta, però insomma lo facciamo in modo costruttivo per divertirci, per fare esperienze, per conoscere il mezzo tecnico, per poterlo anche proporre, descrivere, sviluppare, magari, chissà. Comunque, insomma, sì, soprattutto per divertirsi. Dopo tanti anni su strada, grandi esperienze, grandi soddisfazioni, perché comunque ti sei tolto delle belle soddisfazioni. La mountain bike è dura comunque, perché si fa la fatica, non c'è una gara che uno dice la faccio tranquillo, perché qui tranquillo non ce n'è di cose. No, le prime gare lo scorso anno dicevo questi sono dei pazzi scatenati, perché lo sforzo è molto diverso rispetto alla strada, molto più brusco e molto più discontinuo. In salite con grosse pendenze, sforzi, picchi di sforzi esagerate e in maniera contraria degli sforzi anche in discesa, che solitamente di attenzione e anche, diciamo, anche sforzi anche fisici che solitamente sulla bici da strada non si fanno. Comunque anche quello è molto divertente, stimolante, bello. Quando si vince una prova di mountain bike e si è fatta una fatica boia, tu mi hai detto che hai fatto la Sella Ronda, com'è andata la Sella Ronda, che è una delle più dure gare? La Sella Ronda ho fatto una delle salite che penso di non aver mai affrontato nella mia vita. Non puoi compararla chiaramente a una salita su strada, cose molto diverse, però veramente una salita di 10 km, quasi tutta tra il 20, il 15, diciamo il 30%. E insomma davvero dura, lì ho detto cavoli, però vabbè, com'è andata, ero diciamo nei primi, in una posizione dignitosa fino ragazzi, pensate che squadra avranno qua. Luca, vieni qua con noi, dai. Vieni qui con noi. Allora, intanto per 10 minuti che facevi verso di per quando ridevo. Noi cercavamo di star seri, però lui continuava a girare. Allora, intanto vi ritrovate dalla strada al fuoristrada, però è lo spirito che c'è, vedo che è bello questo che conta. Ma sì, dai, alla fine posso parlare io, molto meglio. Ormai. Più rilassato sicuro come spirito, no? Quindi. Hai già, te è la prima esperienza, lui già ha assaggiato un po' Sella Ronda, alcune gare, ha visto anche il mondo della mountain bike, perché lì si vede lo spirito proprio. Infatti, ma abbiamo fatto 3 ore in macchina insieme, sinceramente è stato come fare un giro a tappe, perché sì, fallo sedere, ma... è già stanco. Sì. Diceva, cambio. Vieni Gabriele, stai qua con noi, dai. Oh, ti ho ciulato anche la sedia, vedi? Sì, chiaro, dice, io scatto. L'anzianità, di poco, ma sono più anziano, no? Quindi. Poi sai invece come funziona in gare mountain bike?
Che il Pianzello fa più fatica in partenza, mi hanno detto, no? Era preoccupatissimo di quanto doveva scaldarsi prima della partenza. Ho detto, no, a me mi rimane il cornetto di traverso, il cappuccino, ho detto, devi ancora... Un po' d'ansia c'è. Guarda, la preoccupazione peggiore del marato, una piccola esperienza che ho avuto, è se rimani per strada. Sì, ecco, per strada nei boschi. Ecco, quindi è un casino, no? È un casino. Però partirò attrezzato. Zainetti e... Pensavo con una moto, perché... No, magari moto al seguito, vediamo, non lo so. No, però lo spirito c'è voglia di far fatica, di divertirsi e raggiungere degli obiettivi importanti, visto? Sì, dai, alla fine penso che se non ci sono questi obiettivi e questo spirito non si va da nessuna parte, quindi la voglia c'è di riscatto, di intraprendere questa nuova esperienza, anche per ringraziare un po' le persone che hanno dato fiducia, quindi andiamo avanti. Allora, voi due siete due giovanotti che arrivate alla mountain bike. Qual è il compagno, l'ex che ha chiamato dopo che ha visto l'articolo sulla Gazzetta? La cosa, diciamo, che si può dire in televisione, che ti hanno detto? Ma non ho ancora risposto a tutti, calcola che... No, nel senso che... tanta gente è rimasta un po' colpita dalla scelta che ho fatto, però... Va bene, ho sentito Paolo, che era quello che alla fine mi è stato sempre vicino, e mi ha detto, ma sei sicuro proprio, visto che è uscita la notizia sulla Gazzetta, sei proprio sicuro? Ho detto, ormai siamo in ballo, balliamo, avanti. Con la mountain bike ci si diverte, quello che è la passione che si ha da piccolini, si inizia ad andare in bicicletta, ci si diverte, veramente è la bici. Qui si ritrova quello che è lo spirito di quando si è bambini. Ma sì, alla fine questa cosa è una disciplina che forse è la prima che io, almeno io, ho approcciato, no? Io mi ricordo, penso che neanche farlo apposta, la prima bicicletta che ho avuto è stata una Saltafoss, proprio di Torpado, quindi poi vedi le cose, poi arrivano così, no? E quindi niente, è una cosa che mi dà stimolo, diciamo, che è una cosa che è importante, soprattutto quando magari arrivi a una certa età, no? E Celestino cosa ti ha detto, Mirko, che ha fatto anche lui come noi, perché mi ci metto anch'io, ho fatto questo passaggio dalla strada alla mountain bike? Ah, Celestino mi è parso contento, tra virgolette, di scoprire che potevo intraprendere questa esperienza, e mi ha detto, adesso sai come funziona il mio ruolo, giustamente, sai cosa devi far te, quindi più avanti ne riparliamo, le porte sono aperte, avanti. Brie, lui trova il suo ambiente, secondo me. Sì, l'ultima cosa seria che diciamo, poi no, secondo me Luca era giusto che non smettesse così, comunque quello che sarà sempre parte del ciclismo, ma quello che era la sua carriera agonistica. Sono convinto che può ricrearsi davvero una seconda carriera, ha le possibilità, lo sa anche lui, è consapevole, ma può farlo anche divertendosi, perché la mountain bike è molto divertimento anche. Dov'è che ci vediamo a prima gara? A ottobre, Siamo già alla Gimondi Bike. Alla Gimondi Bike, sì. No, adesso abbiamo un po' guardato il programma, c'è la prima gara il 12 marzo, però vediamo, parlando anche con i vertici della squadra, se è il caso di non partire da lì. Braccio, esatto. Il primo di giugno non mi vedete, ragazzi. È giugno, è tardi. C'è una gara prima del mondiale, no? Vediamo. Bene, complimenti a Luca Paolini e a Gabriele Bosisio. Ciao, grazie, ciao, a presto. Siamo alla griglia di partenza della stagione 2017, un team veramente forte, hai dei nomi e anche delle scommesse importanti. Ma sì, ci tenevo a questi ragazzi, soprattutto a Gerard, ma anche a Max Pieder, perché secondo me hanno del potenziale. È una scommessa, ma sono già contento, perché già dai primi allenamenti a questi primi mesi della stagione vedo che hanno delle belle sensazioni, e vediamo subito a partire dalle internazionali d'Italia come andranno, ma sono sicuro che faranno una bella stagione. Due team, cross country e marathon, due squadre veramente ben assestate.
Sì, sicuramente la famiglia Zanaga ha contribuito molto in questi due team. Ci ha creduto nel mio e anche quello di Sandro. Sono due team importanti, ne andremo a fare praticamente le gare più importanti che ci sono al mondo, tra la Coppa del Mondo, mondiali. Io ho tre nazionali che vanno in nazionale e lui ha dei grossi calibri da poter sfruttare per il marathon. Qual è che ti stimola di più? Gerhard Kirschbaumer, rilanciarlo giovane, o Luca Paolini, la scommessa dopo una grandissima carriera su strada? Ma io, gestendo la squadra XC, ci tengo a far bene con Gerhard. Sarà compito di Sandro portare Paolini al massimo. E naturalmente dovrà farsi la gavetta, perché anch'io sono passato dalla strada, ci vuole un po' di, c'è un'altra pedalata e ci vuole un po' di feeling proprio con la bicicletta e quei percorsi che andrà a disputare. Da parte mia e del mio team sono convinto che Gerhard abbia un ottimo potenziale e spero che lo riesca a dimostrare quest'anno. Mountain bike conta tanto anche la testa? Ma ormai un po' dappertutto. Lui il fisico sappiamo che ce l'ha, ha vinto due mondiali, under e junior. E speriamo che sia sereno. E naturalmente ogni corridore ha una sua testa e un modo di gestire. Ne ho di varie località, perciò e tutti quanti uno diverso dall'altro. Speriamo di poter riuscire a trovare il meglio da ognuno. Quindi debutto internazionale d'Italia? Sì, debuttiamo a Verona il 5, internazionale d'Italia, e pian piano andremo avanti con la stagione per essere al massimo, soprattutto per la Coppa del Mondo e per gli appuntamenti importanti. Ormai questi qua sono atleti che possono dimostrare il suo valore in Coppa del Mondo e soprattutto anche ai mondiali europei. Siamo con Mattia Rossi. Mattia, allora, stagione 2017, parte una sfida con il cross country e poi mi hai detto obiettivo ciclocross. Sì, sì, sicuramente quest'anno sarò presente il più possibile sulle corse mountain bike, gran fondo, marathon. Farò un po' di preparazione durante l'anno e poi il mio obiettivo principale sarà di ritornare a fare il ciclocross, cercare di riuscire ad uscirne il meglio possibile. Insomma, l'obiettivo sarà sicuramente la nazionale. Cercheremo di lavorare il più possibile per ottenere questo insomma. Quali sono gli stimoli? Correre per un grande team, quest'anno ti intorpado sia cross country che marathon, hanno dei grandi nomi, grandi personaggi, e far parte di questo gruppo? È veramente emozionante da parte mia, anche perché Luca Paolini è sicuramente il mio idolo fin da piccolo, insomma, l'ho seguito e anche, diciamo, l'ultima Milano Sanremo che ha fatto terzo, quindi niente, insomma, sono veramente emozionato a far parte di un team del genere. Sicuramente ci sarà tanto da lavorare per riuscire a essere a livello loro, ecco. Sono qua apposta. I saluti finali li lascio al padrone di casa, è il caso di dire, Emanuele, quindi lo richiamo qui per salutare e per cuore e l'anima ce l'ha messo con questa grande famiglia. Che dire, grazie a tutti, due team, due attività diverse, tantissimi campioni, io penso che potremo solo divertirci nel 2017. E ringrazio tutti, non saprei da dove iniziare, quindi mi fermo a non salutare nessuno in particolare, ma a salutarvi tutti, perché veramente se siamo qui oggi è grazie a tutti, e grazie non solo agli atleti, non solo a mio padre, non solo alla società in generale, ma a tutti quelli che ci hanno permesso di fare un passo alla volta e di arrivare qui.
Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show.